Salve a tutti ragazzi, sono sempre Omenz, benvenuti in questo nuovo video. Siamo su Burnout Paradise, come potete vedere, con questo sottofondo di Guns N' Roses. Allora ragazzi, volevo fare questa piccola serie, adesso vediamo come andrà, per alternarla a Dirt 3. Calmi, che cazzo succede? Volevo comunque fare un altro video automobilistico, possiamo chiamarlo così, non so se si vede bene la mia faccia da Kull, perfetto. Per alternare appunto a Dirt 3, in alto a sinistra indica se si va bene, vai avanti, e spero comunque Paradise, Burnout Paradise, l'ho sempre voluto provare. L'ho giocato uno su PSP di Burnout e mi era piaciuto molto. Ho recuperato questo qui per PlayStation 3. No, adesso non mi voglio connettere. Torna. Porco due! Mi devo già incazzare. Che cazzo è successo? E niente, allora adesso interlochiamo un po'. Niente, allora mi aveva ispirato anche grazie a Saf. Aveva comunque consigliato in generale Burnout Paradise. E allora io volevo assolutamente provarlo. Ma il joystick va da solo, porco due. Allora, inizia un party, entra in Paradise City. Io non so neanche di cosa si tratti. Cioè, so che è automobilistico, ragazzi. Benvenuto a Paradise City. I sottotitoli! Il paradiso dalle dei piloti. Tortuose strade delle White Mountain. Sì, tortuosami tutto. Incroci di Downtown Paradise. La città ti offre chilometri di strade da esplorare a tuo piacimento. Ma cos'è un... Un'esperienza di guida assolutamente unica. Boh, sì, la tua voce mi gasa. A Paradise City ogni strada è una sfida. Minchia, ma è enorme. Registreremo ogni tuo record e i tuoi incidenti più spettacolari. Ah, grazie, anche gli Quando incidenti. Quando vuoi fare sul serio, accosta un semaforo e fai pattinare le ruote. Accosta un semaforo e tira sulla... la bagascia che sta su un semaforo. Finiscono in uno degli otto luoghi presenti. Uno per ogni punto della bussola. Questo gioco è porno. A nord della città si trova il Country Club. Il Coast Guard HQ è a nord-est. Waterfront Plaza è sulla costa est. A sud-est si trova il Wildcat... Dai, sorella, l'ha dato una mossa, figa, dai. Non è che possiamo stare tutto il giorno, voglio correre. Il Lone Stallion Ranch è a sud-ovest della città. La Wing Farm è sulle colline a ovest. È giusto che ve lo faccio vedere, ovviamente. A ovest, il Crystal Summit Observatory. L'osservatorio di sta minchia. Sei appena arrivato, quindi hai solo una patente provvisoria. Vincendo gli eventi otterrai dei punti. Grande. Quando ne avrai abbastanza salirai di classe con una nuova auto. Ok. Il mondo è pieno di sorprese. Bene, comunque mi interessava veramente tantissimo questo gioco, quindi sono contento di proprio... Ha fatto un incidente! Tornate indietro! Hanno fatto un incidente, sono trapassate le macchine. Vabbè, era per dirvelo. No, comunque mi interessava veramente tantissimo questo gioco e dato che il mio obiettivo comunque è avere più prodotti, più giochi sul canale, ho deciso di mostrarvelo. Spero che comunque, dato che è un pezzo comunque di storia, secondo me, spero vi possa piacere, ragazzi. Fatemelo sapere ovviamente nei commenti, con i mi piace, con i consigli. Per ora va bene. Con una videocamera USB avremmo potuto utilizzare qualcosa di più personale. Sì, ci pensiamo. Con una patente provvisoria potrai guidare per le strade di Paradise City. I migliori hanno una patente di Oh mio Dio, datti una mossa! Dimostrare di saperci fare prima di meritartela. Ti prego. Andiamo dallo sfascia carrozze e ti procureremo quattro ruote. Oh, bella questa. Io la voglio così, signore. Tentati di questa Hunter Cavalry. Vettura di classe stunt, creata per testa coda, ma se la cava in ogni situazione. L'ideale per un novellino come te. Non so neanche i tasti, signore. Dunque, la macchina è conciata male, quindi meglio trovare un'auto officina e darle una sistemata prima di cominciare Ok, abbiamo segnalato un free roaming. Quella più vicina, qui, la troverai dietro l'angolo, sull'Angus Wharf. Ok, vediamo se questo rottame parte. Tieni premuto l'acceleratore per avviare il motore. Qual è l'acceleratore? Trovato. Wow. Ok. Ok. X e il NOS. Il freno sarà... Oh, Gesù Cristo. Ok. Come cazzo... Dove devo andare? Oh, ok. Devo prenderci un attimo le misure perché... Cazzo di bestia. Sì. Ale,
Devo prenderci un attimo la mano. Cosa devo fare? Le stazioni di servizio puoi recuperare velocemente del turbo. Quando ne trovi una viene aggiunta sulla mappa. Va bene. Oddio. E adesso dove devo andare? Vabbè, io giro, mi faccio un giretto. Per Paradise City. Per iniziare un evento, avvicinati a un semaforo, tieni premuto il freno e accelera. Tutti gli eventi che trovi vengono aggiunti alla mappa. Oh, figa, vai. Ma... ok. Ah no, il freno è L2. Ok, perfetto. Collega fra loro salti spettacolari, abitamenti e folli testacoda per raggiungere il punteggio. Ma no, figa che ci filma. Dai, cazzo. Ma che cazzo devo fare? Oh, calma. Oddio, l'ho visto un salto. Oddio. Guarda lì. Tesoro, il cartellone. Mamma mia. Moltiplicatore per due. Un po' troppo, forse. Esci, signore. Esci. Io mi tuffo di qua. Di traverso, attenzione. Non esageriamo, ho spinto. Ok, che cazzo ho spinto. Ma quando finisce? Ah, devo raggiungere 5.000 punti. E ho un minuto e 15. Oh! Porco puttano! Così a caso, va bene. Fine combo. Come fine combo? No, fine combo, cazzo! Vai! Oh! Attenzione questo. Drappiamo, derapage, signori, derapage. Incontro mano me li segni i punti. Wow. Ah, Dio, cambi. Ah, dai, fiscia. Ok, qui. Sì. Sì, così, Botazoi, cartelloni. Ah, merda. Oh, li ho raggiunti, 5.000? Ma sì che li ho raggiunti. Ok, non posso andarci là. Come faccio a pigliare quel cartellone lì allora? Ah, ok, mi sa che non posso prenderlo. Ok, così. Derapa, signore mio. Mi schianterò. Tana troio. Sta per scadere il times. 2-1. Derapiamo ancora un po', signori. Derapiamo. Tempo scaduto, ultima chance, quindi. Boom! Ok, niente, mi sono schiantato. Come faccio a fare la... ma non capisco cosa devo fare adesso. Ok, vado qui. Cazzo me ne frega. Woohoo! Sono arrivato un po' lungo, ma forse ho del tempo bonus. Ah, merda! L'ho preso! Signori! Ma il tempo non è finito. Turbo ricarica, sì. Sturbami tutto. Oddio, sturbami. Calmi con le parole che dico. Voi dovete pensare che non le dico proprio tutte ragionando. Quindi sturbami. Non ma... avete capito, qui sto prendendo trofei a go-go, ho preso il platino praticamente. Vabbè, ok, punteggio da battere 5.000, l'ho fatto 22.000, vabbè. Ok, però adesso vediamo, se c'è una mappa qui in giro, totalizza più di 50.000 punti in una prova stunt. Quanti punti ho fatto, vorrei sapere. Ho fatto una madonna di punti. Questa cos'è? Sfascia caro... ah, ok, no. Questa? Safe Harbor, portenza what downs, destinazione Naval Yard. Vabbè, adesso io vado a un semaforo, mi fermo. La mappa in basso sullo schermo mostra la zona attorno a te. I segnali in alto indicano il nome della strada e le prossime curve che affronterai. Per vedere la mappa completa di Paradise City, premi il tasto Select. Select. No, come ho auto sbagliato? Oddio, ho tirato giù tutto. Tutto quanto. Allora, il tasto select, ok, fantastico. Questa cos'è? Strada rovente, cavallare, destinazione, wild tandem, tempo da battere 1.40, sfascia carrozze, punteggio da battere 2 takedown. Ma io posso, cioè nel senso... che cazzo ho spinto?
Cosa ho spinto? Che cazzo ho spinto? Torno al gioco. No, se adesso io voglio, scusa, voglio impostare una gara, come devo fare? Allora, cioè, non, sulla mappa non mi dà. Vabbè, adesso vado dritto. Vai. Non capisco perché, comunque. Allora, lì c'è lo sfasciacarrozze. Qui c'era. Mi segna un coso blu, cosa sarà? Ok, questo cos'è? Ok, questa è una gara, signori. Minchia, non vedo una sega. Questa è una gara. Ok. Tu sei qui. Dove? Dirigiti a sud-ovest verso il Lone Stallion Ranch. Da cazzo sono io? Minchia, guarda questi stronzi. Capito, ma... ma non mi dai neanche la strada. Se fuori strada un altro pilota per ottenere un takedown, quindi raccogli un bonus turbo. Ah sì, raccolgo un bonus? Ma io come faccio a sapere che strada devo fare? Vabbè, io vado. Poi quando finisce la strada, curvo. Ok, non è ancora finita. La bussola nella parte superiore dello schermo indica il traguardo, mentre i cartelli stradali ti mostrano la prossima curva. Occhi aperti per le scorciatoie. Mi è molto antipatica questa cosa. Sai, a parte che non vedo neanche... cazzo sta la bussola? Dov'è la bussola? Ah, ok. Ah! Fanculo. Come si suol dire. Ok, ok. Calmi, adesso qua tanto è tutta dritta. Sono troppo forte, signori. Guarda qui che partenza in solitaria. Troppo forte. Vabbè, io guardo anche la mappetta ogni tanto. Qua ci sono qualche curvino, ma... anzi, guarda, ti faccio anche il saltino, forse. Guarda, ti faccio anche il saltino, ti faccio la scorciatoia, così, classica. È show, signore, è show. Non c'è niente da fare. Anche Paradise City qui... dopo Fallout Even, anche Paradise City sarà per essere distrutta dal mio show, signori. Esho. Tanto qua, andiamo a ricaricarci un po' di turbo. Mamma mia, che sbora! Ok, seguiamo un attimo la bussola, Lambert. Signori, dove siete? Mi venite a prendere? Mi devo schiantare? Sono in solitaria, completamente in solitaria. Mi sparo sto salto. No! Lo schianto! Visito una stazione di servizio durante la gara, attenzione! Completamente distrutto! Ma dove sono? Ma però sono prima. Ah, non c'ho più turbo, non vado. No. Oddio, stanno arrivando quelli là, stanno arrivando completamente. Oh, buona. Stanno arrivando, mi pigliano. Cazzo, non c'ho neanche un po' di turbo. Dai zia, vai più veloce. Però il buono mi fa neanche vedere i chilometri orari, a quanto vai. Forse devo pigliarci una... No, non lo faccio quel salto, va là, lasciamo stare. Che cazzo ce ne frega! Premi il tasto X per usare il... sì, che lo uso, signorina, bella! Ma mi ha neanche detto il nome, scusi, come si chiama? Ma guarda te, che roba! Che show, signori, che show! Questo gioco è fatto a il freno a mano! Mamma mia, signori! Ma andiamo, cazzo! Madonna, che vittoria, signori! È stata molto sofferta! Molto sofferta verso la fine, perché mi stavano per raggiungere, ma bene così. Ok, patente migliorata. Con questa vittoria puoi passare una patente di... grazie. Le vittorie sono state rimosse dalla... grazie. Ora potrai superare di nuovo gli eventi per raggiungere trionfi alla nuova patente. Festeggia il passaggio di patente con una nuova vettura. La Hunter Mesquite è stata inviata allo sfascia carrozza. Ma sì, cazzo, ma andiamo a prenderla allora. Oh, se ci facciamo un'altra garetta qua? Ma sì, dai. Poi dopo ci salutiamo. Questa è una gara. Tu sei qui. Dirigiti a nord-est fino al country club. La passerotta.
Ok. Ma che cazzo è successo? Ma guarda che figli di puttana. No, te che cazzo vuoi fare? Te non mi superi neanche se mi guardi. Ma guarda te. Mandate fuori. Mandate fuori. Take down. Te con quella macchina da frocio. Vieni qua. Vieni qua. Oh, vieni qua, figlio di puttana. Qui sì che bisogna fare take down, cazzo. Dove è andato l'altro? Dove cazzo sei? Cusso, guarda lì che stile. Che stile, signore. Questo gioco è fatto apposta per noi, signore. Questo gioco è fatto apposta per noi. Qua ci giriamo. Qua ci giriamo, niente da fare. Ci siamo girati, signori. Niente da fare. No, figa. Oh, merda. Oh, figa. No, 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 è dall'altra parte, zio. Dall'altra parte. Guarda chi c'è là, ma guarda questi. Questi vanno, che Dio, sembrano delle lunari. Quello là si è distrutto da solo. Dove vai te con questo carro funebre, eh? Dove vai, cucciolotto? Dove vai? Oddio, lo schianto. Forse... Attenzione! Minchia! Minchia, signori, qua. Ok, cioè, quindi... Ah, quindi devo curvare? Non so... Cazzo! Cazzo! Com'è il non c'è un flashback, figa, non c'erano ancora i flashback. Ma guarda te! Questi mi vogliono fare i takedown, no? Mi vogliono fare i takedown. Ma guarda questi che non sanno neanche guidare, ma guarda dove vanno. Ma guarda che roba. Ma guarda lì, c'è tutto il massone. Vieni, vieni. Venite, venite. Venite, venite, figlio di zoccola. Dove cazzo? Ah, che vai! Che figata, ragazzi, che figata! Questo gioco fa proprio per noi. Siamo ancora primi, signori, siamo ancora primi. E lo resteremo ancora per mo. Oh, oh, oh. Cazzo. Calmi, non esageriamo. Oh. Ma sì, tagliamola la curva, tagliamola. Chi se ne frega, ma chi se ne frega. Noi andiamo. Guarda che roba. Non... Dove cazzo devo andare? Ce la facciamo un contromano. Sì, guarda questi. Dove sono i miei concorrenti, i miei contendenti, dove sono andati? Dove sono finiti, signori? Fatemi sapere, ovviamente, se vi piace. Deve per forza piacervi, signori, deve per forza piacervi. Cioè, questo gioco qui è fatto apposta per noi, signori. Siamo arrivati quasi al traguardo. Ci abbiamo forse qualcuno alle calcagna, come faccio a vedere dietro? Non c'è nessuno dietro, non c'è nessuno. Si vede qualche faro all'orizzonte, ma... Piccolezze, signori, qua... C'è bisogno di più, signori. Ho vinto, signori. Non so se si vede bene la mia faccia, ma l'importante è che guardate il gameplay. Per Paradise City ora circola la Nakamura S7. Se la incontri, mettila fuori gioco e aggiungila alla tua collezione. Scusate, signori, c'è stato un contrattempo. Ovviamente quando faccio video mi chiamano, mi vogliono, mi acclamano, come dovreste fare voi, credo. Non lo so. Vabbè, allora, signori, io spero che questa prima puntata di Burnout Paradise vi sia piaciuta. Ma che cazzo è che fa sto rumore? Vabbè. Spero che questa puntata di Burnout Paradise vi sia piaciuta. Fatemelo sapere nei commenti, con i mi piace, con i consigli, come sempre, so che mi consigliate in molti. Quindi, ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video, sempre qui, con Burnout Paradise. Come detto, spero vi stia piacendo, fatemelo sapere, iscrivetevi alla pagina Facebook e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.